Oggi andremo a fare le frappe. Allora, per fare le frappe bisogna avere il robottino, quello da cucina, perché essendo un impasto molto duro, a mano diventerebbe troppo faticoso. Che l'impasto deve essere di questa consistenza qua, vedete? Allora, la dose per le frappe su 1 chilo di farina è 1 chilo di farina 00. Poi 130 grammi di margarina, 130 grammi di zucchero, una manciatina sui 10 grammi di lievito tipo Bertolini, e poi se ci vogliamo aggiungere un pochino di marsala e vanillina. Si può impastare anche tutto insieme, mettendo tutti gli ingredienti insieme. Ah, e 8 uova. E 8 uova. Si possono mettere anche gli ingredienti tutti insieme. L'impasto delle frappe, al contrario degli altri, più prende nervo e meglio è. Per dire, sulla pasta frolla, la pasta frolla deve girare molto poco, perché sennò si brucia, si dice, che prende nervo. Invece, le frappe, più nervo prendono e meglio è, più l'impasto è nervoso. Poi, una volta fatto l'impasto, si fa riposare 2-3 ore, perché sennò non vengono bene le frappe. Fatte riposare per 2-3 ore, si inizia a stenderle, e vi faccio vedere come. Allora, si prende un pezzetto, voi avrete la macchinetta per le frappe, mentre io, essendo una pasticceria, ho la sfogliatrice, vi faccio vedere. Vieni, vieni. Questa sarebbe più grande la vostra macchinetta che avete. Si piega, così prende ancora più forza. Si tira molto, molto finamente. Proprio deve essere fina, fina la macchinetta. Questa è la macchinetta delle frappe, la stendete sul tavolo e le andremo a tagliare con la rotella. L'olio per friggere deve essere sempre olio di semi o olio di palma, olio proprio per frittura, e deve essere molto forte l'olio delle frappe, perché sennò se non è molto forte, le frappe si imbeveranno d'olio e sono cattive. Ecco, adesso le mettiamo nell'olio bollente. Vedremo. L'olio deve essere molto forte. Si tirano ogni tanto. Voi ovviamente ne farete di meno, avrete il recipiente dell'olio più piccolo. Però olio di semi o olio di palma. Olio di semi di girasole. Allora, mentre vi faccio vedere come si frigge, intanto vi ripeto la dose. Allora, 1 chilo di farina 00, 130 g di margarina, 130 g di zucchero, 8 uova, un 10 g di lievito in polvere, tipo Bertolini, e volendo si aggiunge un po' di marsala e un pizzico di vanillina. Allora, abbiamo tolto le frappe dall'olio. E il colore deve essere questo qui, devono essere sempre chiare. Allora, per fare il vassoio mettiamo prima lo zucchero a velo sopra. Mi raccomando, l'olio deve essere a temperatura elevata, deve essere proprio forte l'olio, se no vengono male le frappe. Le giriamo così lo zucchero a velo va da tutte e due le parti.
vediamo. Ed ecco il vassoio di trappe. Quindi, ricapitolando, l'impasto lo facciamo con il robottino, che viene meglio, perché con le mani l'impasto delle trappe è molto duro, perché l'impasto deve essere abbastanza duro. E mi raccomando, la temperatura dell'olio deve essere alta, cioè le trappe dentro l'olio ci devono stare al massimo 3-4 minuti, non di più. Se girano e devono essere pronte in pochissimo tempo. Questo qua è il trucco delle trappe, l'olio a temperatura elevata. O olio di semi di girasole o olio di palma, proprio per frittura. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.